Mi sembrava giusto, però ho anche parlato di una certa ipocrisia, no? Che c'è nel fare quello che ho fatto stamattina. Cioè, ho fatto quella cosa che facciamo tutti quando accade quello che è accaduto a Ischia, no? E diciamo le cose, diciamo o quanto ci dispiace o quanto è, però adesso, beh, the show must go, e poi facciamo gli spettacoli, no? Quindi diciamo questa cosa qua. E, forse un po' tutti gli italiani si sono stufati. E ci siamo un po' stufati un po' tutti di sentire le stesse frasi che si dicono, ormai sono scritte, c'è proprio un copione, c'è un libro, c'è un copione, quando succede la disgrazia andiamo a pagina 24 e leggiamo. Numero 1, si poteva evitare. Numero 2, è colpa di. Numero 3, ci siamo un po' stufati, no? Ogni volta si dice, la gente, interveniamo, diamo 2 milioni adesso per i primi interventi a Ischia. Poi passano le settimane, poi passano i mesi, man mano sui giornali gli articoli diventano sempre più brevi e dopo ci si dimentica. Ieri intervistavo, credo, il sindaco di Ischia e diceva, ma noi non abbiamo i soldi per fare, dobbiamo fare, non so, i canali, adesso io non sono un tecnico, e allora uno dice, beh sindaco, però fallo presente, no? Urlalo quando era il momento, lo dovevi urlare, ma prima. Scusate, io voglio fare questa cosa, non ho i soldi. Adesso bisogna agire, abbiamo capito, forse l'abbiamo capito, che l'Italia va aggiustata, non rattoppata, va aggiustata, tutta. E anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte e soprattutto seguire le regole. Tutto qua. Tutti dobbiamo seguire le regole. Questo. Grazie.